Carissimi amici, sono oggi qui a casa e voglio farvi vedere un allenamento che potete fare pure voi con la pinza. Diciamo che lo faccio quasi tutti i giorni questo allenamento. È breve, è breve. Non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Dipende come mi sento anche la mano. A volte per 2 o 3 giorni non lo faccio. Dipende ragazzi, come sentite voi la mano. Lo faccio quasi sempre prima di mangiare, prima di mangiare. O lontano, lontano dall'allenamento giornaliero. Se mi alleno di tardo pomeriggio, lo faccio tipo di mattina quando mi alzo. Insomma, 4-5 ore lontano, lontano dagli allenamenti. Metto la pinza al massimo, che è questa qui 40, come record c'ho 52 con la mano destra e 45 su per giù con la mano sinistra. E io ho fatto la prova del dinamometro e ho 82 kg con, però l'ho fatto così in maniera veloce all'Arnold Classic con un ragazzo, 82 kg con la mano destra. Non ho pressato con il pollice, credo che potrei arrivare anche ad aumentare di 10-15 kg, anche 95 con la mano destra e forse anche un po' di meno con la mano sinistra, su per giù. Però ragazzi, continuo ad allenarmi. Allora, cosa faccio? Faccio, ragazzi, a volte provo il massimale. Quanto mi sento oggi il braccio non me lo sento al massimo un po', vabbè, ieri ho allenato, diciamo, non è indolorito al massimo, diciamo che medio, medio. E allora cosa faccio io? Faccio oggi delle serie da 20, 4-5 serie da 20 con la pinza al massimo. E poi dopo vediamo se fare questo allenamento per le dita o questo così. Tutto ragazzi dipende in base a come vi sentite voi. Oggi voglio fare un 4 o un 5 per 20. Ok. Riposo ragazzi un po' così e poi di nuovo. Ok, riposo un poco. Recuperiamo di nuovo. Ragazzi, chiudere la pinza è importante, cioè chiuderla, neanche 2 mm, 3 mm, chiuderla.
Diciamo che sono già quattro le serie. Qualche minuto prima di fare il video già ne avevo fatta una. Diventi, perciò sono tre più una quattro, faccio un'altra, facciamo cinque. Qui voi ne state vedendo quattro, però ne avevo fatta, ragazzi, qualche minuto prima del video una già. Vamos, vamos. Già, 20 li ho fatti e già si stanno iniziando a sentire un po' i dolori e l'affaticamento. 20 riesco con questa in maniera facile, con questa, ragazzi, con la sinistra, però, ragazzi, ci proviamo. Già è l'ultima serie. Si soffre di più con la sinistra, però l'ho completato. Poi adesso cosa faccio, ragazzi? La metto a metà, sarebbe 20 kg, perché al massimo dà 40 kg. Qui 20 kg a metà e faccio quasi al cedimento una serie con questo braccio e con questo braccio, destro e sinistro, quasi al cedimento, quasi al cedimento. Quando 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ragazzi, l'altro ieri ne ho fatte tipo 120, 130, però già dopo le quattro serie il braccio già inizia a sentire come dei piccoli fastidi, meglio non esagerare. Ragazzi, vediamo con questa se posso fare 60. Meglio distendere il braccio, ragazzi, per dare più potenza all'avambraccio. Col braccio così, come se lavora male. Vabbè, inizi così, poi per dare sempre più forza distendi il braccio. Comunque, adesso mettiamo di meno, che può essere 10 kg, la chiudiamo così e facciamo un'altra serie di 60, 70, dipende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ragazzi, un 100, poi un'altra cosa, anche col pollice. Aiutatevi, mettete il pollice qui, questo è importante, anche perché nel dinamometro potete usare il pollice e perciò allenatelo pure con questa posizione così, come se, ragazzi, così e poi, ma ragazzi, allora, aiutandovi con il pollice potete raggiungere dai 10 ai 20 kg in più, l'ha detto anche l'Aletin nel dinamometro, nella prova di potenza per provare la vostra mano. Ho perso il conto, vabbè, su per giù 5, 6, 7, 8. Comunque, poi, riposate un po'. Sentite, ragazzi, un forte pumping, un forte pump nell'avambraccio. Riposatevi un po'.
io concludo con due serie di questo esercizio, una così e l'altra così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
60. Dos, tre, dos, quindici, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, trenta, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, quattordici, cinquantotto, sessantotto. Con la destra, ragazzi, sono fortissimo con questo esercizio. Potevo continuare con questa già, soprattutto per questa zona qui di sinistro. Ho la carenza, ragazzi, in questa zona qui, questa forza di qua, anche in questa posizione, anche perché il dolore che avevo è anche dovuto al fatto che ho meno forza e meno muscolo sviluppato. Ora il dolore mi è passato perché sto cercando di allenare tutta questa zona. Allora, questo l'ho fatto. Ora andiamo con l'indice, dando più forza all'indice, al medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok. Con questo, ragazzi, potrei continuare. Non sono stanco, continuo. Posso continuare. Già stavo pensando a stancarmi. Allora, niente, poi magari fate l'ultimo così veloce, pam 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 pam. Rapide, rapido. E stop, perché già sto iniziando. Stop. Finito, finito. Questo di qui oggi non lo faccio. Arrivederci.